Lauro De Bosis è un personaggio unico e inconfondibile e la vicenda della sua eroica ma tragica morte lo consegnerà alla storia. Lauro nasce a Roma nel 1901, cultore profondo e appassionato della storia della civiltà italiana, nel 1927 scrisse Icaro, un dramma in versi, uno scritto profetico del gesto che poi lo porterà alla morte qualche anno dopo. Liberale e filomonarchico, in un primo momento aveva visto con simpatia il fascismo come argine al comunismo, ma poi negli Stati Uniti cambierà idea, soprattutto dopo la morte per mano fascista di diversi intellettuali liberali. Nel 1930 decide insieme a Vinci Guerra di fondare l'organizzazione antifascista Alleanza Nazionale per la Libertà, una specie di Unione Democratica Mendoliana. Ma l'anno successivo, con l'arresto della madre e di diversi suoi compagni, il regime mise ad arte la notizia che aveva giurato fedeltà a Mussolini e al fascismo. Amareggiato per sfatare qualsiasi equivoco, decise di compiere un gesto eclatante. Partito da Marsiglia, sorvolò su Roma, lanciando migliaia di volantini antifascisti. Fece in barba all'aeronautica militare di Barbo, ma durante il viaggio di ritorno qualcosa andò storto e l'aereo precipitò nel mare. Prima di partire aveva lasciato il suo ultimo scritto, Storia della mia morte, uno straordinario testamento spirituale.